Lasciamo la cronaca, firmato da poco a Pescara il contratto di secondo livello per i lavoratori dell'azienda unica dei trasporti. Dopo una dura trattativa firmano tutti i sindacati, tranne l'UGL. Roberta Mancinelli. 7 mesi di trattative segnati anche da 2 scioperi per arrivare all'ipotesi di accordo che armonizza le discipline di ARPA, GTM e Sangritana. Regione, azienda unica dei trasporti e sindacati firmano un testo che dovrà superare l'esame dei lavoratori, chiamati ora a votare attraverso l'istituto del referendum. Un risultato storico, secondo il consigliere delegato ai trasporti D'Alessandro, che sottolinea: nessun licenziamento, sacrifici in busta paga contenuti e aumento della produttività sono obiettivi centrati. Oggi, anche con i pensionamenti che ci saranno, questa azienda da debito, problema, da libro in tribunale, diventa una risorsa per la Regione Abruzzo. Il contratto di secondo livello trova d'accordo anche la CGIL, che mette l'accento sull'accelerazione impressa al biglietto unico regionale e la cancellazione dal piano industriale di ogni accenno a privatizzazioni dei servizi. Chi più ha, più paga. E anche i sacrifici che sono stati chiesti in termini di normativa, abbiamo cercato di bilanciarli tra tutto il personale interessato all'azienda unica. Resta fuori l'UGL. Sia i quadri, sia i dirigenti, fino adesso non hanno messo nulla. Questo contratto unico lo sta pagando soltanto il personale viaggiante gomma. A verbale, tra l'altro, l'impegno della Regione a definire un piano contro l'evasione tariffaria e il bacino di traffico regionale. Nero su bianco anche la richiesta dei sindacati a contenere la struttura dirigenziale e al rispetto del tetto massimo di 84.600 euro alla retribuzione base dei quadri aziendali.